Ciao, un po' di tempo fa ho fatto un video su come registrarsi con la batteria elettronica in MIDI, collegandola al computer e usando la propria DAV. Oggi voglio parlare di timing e come può tornarci utile l'utilizzo della batteria elettronica per migliorare il nostro timing. Allora, premetto che questa cosa è una cosa che secondo me risulta molto efficace utilizzando la batteria elettronica a differenza di una batteria acustica. Perché questo motivo? Perché appunto il segnale MIDI che viene registrato sulla nostra DAV viene visualizzato in un modo differente rispetto a un segnale audio. E per farci capire se il nostro timing è dritto oppure è storto, sicuramente a livello visivo è molto più capibile con un segnale MIDI. Per farti un esempio, il segnale MIDI viene associato, cioè ogni colpo che diamo è associato a un quadratino che viene messo in griglia, mentre invece nel segnale audio noi abbiamo delle onde, chiamiamole, che sì, per carità, anche quelle si possono vedere benissimo allargando la nostra griglia, però è un pochettino meno preciso, mettiamolo così. Allora, quindi come possiamo fare per capire se il nostro timing è corretto, se stiamo suonando a tempo, nel modo giusto, e quindi non solo avere un giudizio uditivo ma anche visivo per vedere se veramente i nostri colpi sono bene dritti? Allora, la cosa più semplice è quella di registrarsi con la batteria elettronica registrando una traccia MIDI sul computer. Allora, quindi, se non sai come si collega e ci si registra con la batteria in MIDI, ti invito a visualizzare il mio video che ho fatto proprio a tal proposito e quindi vedrai come si fa. Adesso invece quindi ti farò vedere come possiamo andare a visualizzare appunto se il nostro timing è preciso o meno registrandoci in MIDI. Allora, quindi adesso cosa faccio? Io adesso metterò qua c'è un metronomo a 120 e io adesso suonerò sul metronomo un beat molto semplice registrandolo in MIDI sulla DAV. Sono senza cuffie quindi sento un po' così e poi lo andiamo ad analizzare insieme. Allora, registro 1, 2, 3, 4. Ok, ho registrato quindi questo beat semplicissimo con la batteria e adesso mi troverò una traccia MIDI sulla mia DAV che andremo ad analizzare e vediamo se l'ho suonata a tempo oppure no. Allora, questo è quello che io avrò sul mio computer, quindi come vedete ho una traccia unica, però vedete che le note sono messe in posti diversi, no? Vedete? C'è una riga sopra, una riga in mezzo, una riga sotto, quindi avremo la cassa, sicuramente il rullante e il piatto. Allora, quindi cosa faccio? Allora, innanzitutto vado a aprire questa traccia MIDI. Eccola lì. E vedete che adesso, come vi dicevo prima, mi si apre appunto questa, adesso ingrandisco, ok, mi si apre questa griglia. Vedete che io in pratica ho proprio una griglia, normalmente ci sono dei quadratini neri e i colpi che vedete disegnati, colorati anzi, di verde, rosso eccetera, sono i colpi che io effettivamente ho dato sulla mia batteria. E chiaramente cosa succede? Che io più vado a ingrandire questa griglia e più vedrò che ci sono delle imprecisioni, mentre invece più la vado a rimpicciolire e tutto sembrerà suonato precisamente a tempo. Quindi per capire se io sono a tempo, io con un ingrandimento diciamo non troppo cattivo, mettiamola così, io andrò a visualizzare se le note che ho suonato sono poste esattamente negli spazi giusti, ok? Facciamo un esempio, così sembrerebbe che tutto quasi preciso. Se io invece vado a ingrandire, vediamo se ci sono degli errori. Vedete che ingrandendolo, ad esempio, questo
quarto colpo di Charleston, ad esempio, è messo in ritardo perché sarebbe dovuto essere esattamente qua. Ok? Colpo di rullante qua direi che è abbastanza in griglia, questo anche, colpo di cassa anche, vedete che cade proprio sulla linea. Quindi questo è un esercizio che vi può far capire se il vostro timing è preciso oppure no, e soprattutto vi può far capire dove dovete andare a lavorare, se magari è il Charleston che tende un pochettino a essere storto, quindi lavorate sul Charleston, magari avete una cassa super dritta, o magari il rullante tende a essere in anticipo, e allora sapete che dovete lavorare su quello. Quindi questo è un buon modo per esercitarsi sul timing. Ok, spero tu abbia trovato interessante questo video sul timing, sulla registrazione in MIDI, e ti invito a iscriverti al mio canale se non hai ancora fatto, e di restare aggiornato sui miei nuovi contenuti che pubblico ogni settimana su questo canale. Se vuoi rimanere aggiornato, c'ho anche un blog, stilfoglia.wordpress.com, dove scrivo spesso articoli su batterie, batteristi e tanta altra roba lì nel mondo musicale. E naturalmente puoi restare connesso con me anche seguendo i miei canali social come Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube naturalmente, per restare aggiornati anche su quella che è la mia musica con le mie band, come ad esempio la Stilfoglia Society, i Rainbird e i Funky Monks. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.